Allora, oggi siamo alla penultima puntata del ciclo che è stato il terzo ciclo delle mille facce dell'innovazione e ci occuperemo di blockchain. Questa volta quindi il tema è un'innovazione tecnologica di cui tutti parlano, ma essendo lievemente esoterica, pochi poi di quelli che ne parlano e soprattutto di quelli che leggono capiscono esattamente di cosa si tratta. Ma abbiamo chiamato qui a conversarne due persone che dovrebbero essere le più indicate per farci capire di cosa si tratta, perché Stefano Quintarelli è di cultura un informatico. Dico di cultura perché dopo vi darò alcuni tratti della sua biografia e ne ha fatte molte che con l'informatica c'entrano molto meno. E Massimo Simbula è invece un avvocato, naturalmente un avvocato che da tempo si occupa delle questioni connesse con la società dell'informazione e con tutte le trasformazioni che questa produce anche alle relazioni legali e formali tra le persone, gli enti, eccetera. E quindi la loro conversazione dovrebbe aiutarci ad avere un'idea di cos'è e come funziona, perché è così importante e la gente ne parla, e che problemi pone dal punto di vista del controllo sociale, giuridico e della validità degli atti che genera, possiamo dire, in qualche modo della validazione degli atti che genera, e quindi in qualche modo ogni volta che sentiremo dopo oggi parlare di blockchain, spero che tutti noi avremo un'idea un po' più chiara di cosa si sta parlando. Noi non facciamo sempre cose incentrate sulla tecnologia, ma la blockchain è un caso che evidentemente merita un atteggiamento di questo genere, perché vedete, non è una macchina, ma è una struttura formale, un algoritmo, chiamiamolo, che in qualche modo ha una sua specificità, una sua località e che ha, questo pare, una gamma di applicazioni molto ampia e quindi in qualche modo di là si deve passare. Vedrete che ci sono anche degli aspetti giuridici sul controllo degli atti che la blockchain, che dicono che la componente tecnologica, cioè se non si capisce la componente tecnologica è difficile poterla controllare, cioè non è una di quelle cose in cui si può pensare di intervenire con le forze della politica, perché siccome è decentrata, è sfuggente ai controlli e quindi i controlli o sono consenzienti o non giocano. Dicevo che questo è il penultimo, vi annuncio, vi ricordo quindi anche l'ultimo. L'ultimo invece è più, tra virgolette, filosofico e sarà dedicato a una cosa che si chiama computational thinking, il pensiero computazionale. Dietro il computational thinking c'è l'idea che gli algoritmi che l'informatica porta all'evidenza di tutti noi hanno una capacità esplicativa che va al di là dei modelli che noi abbiamo usato precedentemente. E quindi non c'è solo che sono utili per fare un fracco di cose, c'è che aiutano a capire il mondo e danno un punto di vista che si integra bene con questo. A discutere di questo abbiamo la fortuna che abbiamo potuto, aderito con grande entusiasmo, quindi avere il professor Nardelli, Enrico Nardelli di Roma, che è uno dei massimi studiosi cioè, che ragionano sul computational thinking. 2 mesi fa è uscito sulle Communications dell'ICM, che è un po' la rivista più autorevole dell'informatica che si propone ad un pubblico abbastanza largo. Lui ha scritto un articolo su cos'è il computational thinking. A discutere con lui, quindi un informatico vero, lui è stato anche, per dirvi, presidente dell'associazione di tutti i dipartimenti di informatica d'Europa, quindi
quindi un informatico vero e molto insediato nella comunità, ma dall'altra parte un filosofo. Un giovane filosofo che si occupa di tecnologia e informatica dal punto di vista filosofico, che si chiama Alvise Mattozzi e che insegna, mi sembra a Bolzano, se non è a Trento, ma comunque lassù. Da qui più o meno con l'occhio del presbite sono vicini. Nel Trentino Alto Adige. E questi sono il primo lunedì di maggio, che è il 6 forse, non mi ricordo più, comunque il primo lunedì di maggio, non vi sbagliate. Ma oggi vi voglio introdurre più precisamente i due. Stefano Quintarelli, lui ha detto, non era proprio mio studente, era studente nel dipartimento, lui era più studente di Degli Antoni, come era ragionevole a quell'epoca, io ero un ragazzotto, quando lui era studente io ero un giovanissimo professore. Comunque, mentre era studente, gli è venuta un'idea non tanto peregrina, che era quella che internet creava un mercato per chi era in grado di predisporre internet per le imprese. E gli è venuta l'idea perché gli è venuta molto presto, cioè non è che ce ne fossero una cinquantina in giro per il mondo e si aspettava solo che in Italia la facessero. Nel mondo non ce n'erano quasi, qualcuno forse qualche mese prima di lui. E quindi l'Italia, grazie a lui, ha avuto con iNet, una delle prime internet agency, chiamiamola, adesso non so come si chiamava. Internet Service Provider. Internet Service Provider del mondo. Questa società ha avuto molto successo, è nata sotto le ali di EthnoTeam, che era un'altra società, la prima startup informatica italiana, quella creata da Maiocchi, Polillo, eccetera, e poi i proprietari l'hanno a un certo momento venduta a Inet, a British Telecom, e la società è ancora una importante branca in Italia del. Quindi è un informatico che sapeva fare bene, molto giovane, molto precoce. Da allora ha poi continuato a lavorare per Inet a lungo e dopodiché segue un fracco di start-up, non so quante, e con grande ardimento, non a questa legislatura ma alla precedente, si è fatto eleggere in Parlamento, dove ha messo su un intergruppo informatico che raccoglieva i pochi che sapessero cos'era un bit. Credo che fosse quella la soglia per poter. No, in realtà faceva venire anche gli altri perché così imparavano. Ecco, appunto. Comunque era molto aperto, non è che fosse molto selettivo, e ha dato, diciamo, un notevole contributo a rendere il nostro Parlamento un po' meno ottocentesco. Non ha proseguito quell'esperienza, ma come esito, come fuoriuscita da quell'esperienza, probabilmente partendo dalle persone con cui che aveva chiamato a collaborare intorno a sé o che gli si erano avvicinate per collaborare con lui, dargli una mano, ha creato un'associazione, Copernicani, che sostanzialmente raccoglie le persone che vogliono contribuire a sviluppare una cultura innovativa in Italia, dando anche pareri sulle leggi, aiutando a scriverle, valutando le decisioni europee, eccetera, eccetera. Qui casualmente, non casualmente, avete tre copernicani. Lui è quello che ha messo in moto tutto, noi siamo tra quelli che hanno detto why not. Copernicani è un'esperienza, potete andare a vedere, c'è un sito www.copernicani.it e quindi potete vedere cosa fanno e le attività a cui si dedicano. È un'esperienza molto originale in Italia, non c'era, perché non è come l'AICA, un'associazione professionale, eccetera, c'è più proprio una dimensione comunitaria, vive molto in rete, ma ogni tanto fa anche degli incontri fisici in cui la gente dice, qua c'è la frase più frequente, ecco la faccia di quella persona con cui ho interloquito in rete un fracco di volte, ed è molto carino. Questo per dirvi che questa cosa nasce, mi è venuta molto facile, perché io ho trovato nei copernicani tutto ciò di cui avevo bisogno, in questo caso era molto semplice.
Ma questa era la mia introduzione. Come sempre io presenterò delle domande e loro risponderanno in ordine, secondo un ordine che dovrebbe avere una certa logica. Io ho predisposto 4 domande, non è obbligatorio che arriviamo alla quarta. Se la discussione fluisce normalmente, se qualcuno di voi vuole intervenire può provarci, non è proibito. Va bene? Allora, la prima domanda è banale. Che cos'è la blockchain? Per chi capisce poco di algoritmi, crittografia e sistemi digitali? Cioè, come facciamo a spiegare cos'è questa cosa? Quali sono le caratteristiche fondamentali? Senza che, per capirle, bisogna avere una eccessiva familiarità con le tecnologie, in particolare con queste tecnologie in cui la componente crittografica non è indifferente, anche quella dell'architettura dei sistemi. Ma sì, questa ma è la domanda che per primo poniamo a Stefano Quintarelli. Io non vi spiego tutta la parte dei meccanismi crittografici sottostanti, perché anche farlo senza grafici sarebbe un po' complicato anche. Però che cos'è? La blockchain è un registro. Vi faccio pensare ai soldi perché è la cosa più semplice ed è stata anche la prima applicazione, fare le valute è stata la prima applicazione di massa della blockchain. Ecco, abbiamo altri 4 copernicani in sala, molto bene, forse anche 5. Ecco, 5? No, te l'ho visto, ti avevo contato. Parlo un po' di soldi perché la cosa più semplice è stata la prima applicazione ed è una cosa abbastanza facile da capire. Tutti noi abbiamo un conto in banca e i nostri soldi che cosa sono quando sono in banca? Sono un numero in un database che ci dice, sono un controllo dell'identità, del fatto che io sono io e sono associato a quel numero che sta nel database, un controllo dell'identità è un numero che sta in un database. Quel database è gestito dalla banca dove io ho il mio conto, sicché poi quando vado al bancomat, il bancomat mi dà i fogliettini che c'ha lì dentro e decrementa in maniera coerente il numerello che sta nel database. Questo sono i soldi. Poi ci sono delle regole, ed è un quindi non è che i soldi che sono sul mio conto corrente ce li ho io, ce li ha la mia banca. E ce li ha in un database e bisogna fidarsi che la banca mantenga quel database in modo opportuno, che non faccia cose del tipo che io verso 100 euro e me ne mette 1000 e mi scrive 1000 sul conto. Cioè, questo sarebbe carino, se ne scrive 10 che dà un po' fastidio. Sì, è stato uno dei miei primi lavori pagati per quello di fare un virus che cambiava queste informazioni. Uno versava 1000 lire e si ritrovava 3 milioni sul conto. Però, perché così si creerebbe denaro dal nulla, no? E quindi si perderebbe il controllo della massa monetaria, l'inflazione, eccetera. Quindi il tema è che ci sono degli organismi di sorveglianza e delle regole del gioco che fanno sì che tutti quelli che sono gli attori del sistema bancario, se io banca trasferisco 100, tra virgolette, euro del mio utente a lui banca, io ne tolgo 100 e lui ne scrive 100 e non ne scrive 1000, perché altrimenti tutto sballa. E ci sono degli organismi di controllo di questa cosa. Questa registrazione viene fatta in un punto centrale, che è il database della mia banca. Okay? Quindi questo è come funzionano i soldi, normalmente. Io ho scritto un libro, si può fare pubblicità, vabbè, comunque, se volete c'è un libro, dove ho tirato fuori questa cosa che avevo scoperto qualche anno fa, dell'isola di Yap, usano come soldi dei dischi forati, dei dischi di pietra forati, e quindi ci si scambia i dischi di pietra forati invece ci si scambiava i dischi di pietra forati invece di scambiarsi conchiglie o cose di questo genere. Alcuni di questi dischi di pietra forati erano di 3 metri di diametro e quindi un po' scomodi da essere scambiati brevi mano, per cui il passaggio di proprietà non era più chi controllava quel disco, ma come si faceva a dire che quel disco di 3 metri era mio
o era di massimo? Semplicemente quando io lo passavo a massimo lo dicevo a tutta la comunità e tutta la comunità sapeva che io avevo passato quel disco di 3 metri a massimo, che è una tecnica alternativa, cioè rispetto al dato centralizzato gestito in una banca dati da qualcuno con un'infrastruttura di fiducia che mi garantisce che quel numero sia corretto e che quelle regole del gioco siano corrette, l'alternativa che avevano trovato agli app era quella di distribuire l'informazione delle transazioni, non io che sposto 100 euro da una banca all'altra, io che sposto il disco da un padrone a un altro, distribuire quell'informazione in tutti gli abitanti dell'isola, dell'arcipelago, sì che tutti sapevano che quello lì non era più mio, ma era di Massimo. Quindi sono due modi alternativi, o centralizzato o decentralizzato. Come si fa a decentralizzare questo registro? Non è altro che un registro di transazione. Si usano delle tecniche crittografiche. Chiaramente, quando io annuncio questo disco lo sto dando a lui, la gente deve essere certa che questa transazione è avvenuta e che io sono io. Quindi c'è un meccanismo per identificare il titolare di chi inizia la transazione, anche chi lo riceve, e poi ci deve essere un meccanismo per validare questa transazione. Questo meccanismo per validare la transazione, di nuovo, è una prova crittografica che viene fatta, che consente di stabilire che c'è un certo insieme di persone che registrano questo passaggio di questo controllo. Quindi che cos'è la blockchain? La blockchain non è altro che un registro distribuito. Perché si chiama blockchain? Perché le informazioni sono tutte fatte, immagazzinate in blocchi di informazioni e tutti i blocchi di informazioni sono collegati. Per cui io a partire dal primo blocco di informazione, ovvero a partire dall'ultimo, posso risalire fino al primo e ho la certezza che quello che è stato registrato lì in un dato momento è stato registrato correttamente. Questo è quello che mi garantisce la blockchain. Quindi è un registro condiviso come i monetoni dell'isola di Yap. È un registro condiviso, non centralizzato, che usa tecniche crittografiche in cui tutte le informazioni, tutte le transazioni sono inscatolate in blocchi che vengono, come se fossero delle cassette, che vengono collegati gli uni agli altri, per cui quando io faccio la transazione lì resta scritta. In realtà non mi garantisce la bontà della transazione, la veridicità dell'informazione che io registro. Cioè se io faccio una transazione e scrivo, non so, che Simbula, ho dato 10 euro a Simbula che mi ha venduto la sua villa al mare, e scriviamo questa cosa qua, non è che necessariamente l'informazione che c'è scritta è vera, però è vero che è stata scritta quella cosa in quel momento, quindi mi garantisce l'integrità di quello che c'è scritto in quel momento, non la veridicità di quello che c'è scritto, ma il fatto che sia stato scritto. No, quindi non la veridicità dell'informazione, ma la veridicità della registrazione dell'informazione. Vi ho confuso abbastanza le idee? Sì. E allora scendo un po' più sul tecnico? No, quello che mi interessa a me è, allora, nel caso del denaro, se ho capito, quindi questo vuol dire che se io, come con un conto in banca, acquisto un certo numero di denari e scrivo che li ho acquistati da quello da cui li ho acquistati, in quel momento il sistema serve a legittimare il fatto che io in quel momento possiedo un certo numero di denari. Se nello stesso modo registro tutte le transazioni successive, è evidente che alla fine sono in grado, come con il conto in banca, di fare la somma algebrica tra i denari che ricevo. Cos'è che c'è che è interessante e complicato, è come inizia una cosa di questo genere. Cioè, perché è chiaro che devono esserci degli attori asimmetrici che iniziano il gioco, perché io, qualcuno me li deve dare i soldi. Perché se io invece scrivo, possiedo 18 miliardi di euro, sì. Allora, senza che nessuno me li abbia dati, il gioco diventa totalmente fittizio. Sì, allora, questo per quanto riguarda le monete, no? Sì, però sì. La domanda era la blockchain. La blockchain è questa. Sul denaro, quello che è stato fatto, ad esempio, con ce ne sono decine, centinaia di valute che si basano sulla blockchain, che sono più dei mezzi di pagamento che delle valute vere e proprie, perché poi la differenza... cosa si fa? Vi ho detto prima che c'è un meccanismo.
Allora, non tutti quelli che partecipano al sistema sono obbligati a gestire un nodo di questa replica di informazione a tutti, no? Cioè io lo dico a tutti, ma ci può essere qualcuno disinteressato, anzi la maggior parte sono utenti disinteressati. L'importante è che ci sia un gruppo di soggetti degni di fiducia che tutti mantengono questo registro distribuito. Per fare questo, vi ho detto prima che c'erano delle prove crittografiche. Queste prove crittografiche vengono fatte da alcuni soggetti, che sono quelli che mantengono appunto queste registrazioni distribuite, che in gergo si chiamano minatori. Minatori perché devono trovare una soluzione a un problema matematico, dimostrando di aver fatto del lavoro e quindi mettendo una barriera all'accesso per altri che arrivano e malintenzionati. E questi miners, i minatori, per questa loro attività, il sistema li remunera con l'emissione di una moneta. Quindi io faccio come mestiere, c'è un gruppo di persone, di soggetti, di nodi che mantiene la registrazione di questo registro distribuito, io mi aggiungo, comincio a fare del lavoro e per il fatto di fare questo lavoro il sistema mi ripaga con la stessa moneta, quindi mi ripaga con un'unità di questa moneta. E quindi io trovo un'utilità e quindi c'è della gente che trova un'utilità a mantenere questi registri. Perché? Perché così guadagnano delle monete. Questo è il meccanismo. Questa moneta si crea quindi mantenendo il registro e poi si scambia anche tra chi non lo mantiene. Chi non mantiene il registro e non ha modo di avere quindi il sistema che gli genera questa moneta, le deve comprare. E come si comprano? Pagandole in euro o in dollari o quello che è. O scambiandole con polli. Ci deve essere qualcuno che già li ha, quindi originariamente qualcuno che partecipava alla costituzione e alla costruzione di questa rete di registri, qualcuno che mi dà una di queste monete in cambio di qualcosa, che può essere un lavoro che io gli faccio, un'attività, un servizio, un pollo che gli vendo, o dollari. Chiaro, e quindi se adesso ci spostiamo dal denaro a, per esempio, l'utilizzo in un altro settore, i settori di cui ho sentito parlare dicono che già in Italia abbiamo delle applicazioni nell'agricoltura. Nell'agricoltura cos'è che facciamo con la blockchain? Beh, allora, in generale, voi dovete pensare quindi alla blockchain come un oggetto che mi consente di non avere un'infrastruttura centrale, quindi di non dipendere dalla fiducia di un soggetto centrale, di non avere un'infrastruttura centrale che registra delle informazioni in modo inoppugnabile registra che quelle informazioni sono state registrate in una certa data, in una certa ora, e i due identificativi dei soggetti, i due o più identificativi dei soggetti che hanno registrato questa cosa, quindi un'infrastruttura distribuita, non centralizzata, per cui non mi devo fidare. Ad esempio, che cosa ci potrei fare? Beh, potrei usare per tracciare la provenienza della carne. Quindi io macello, sono il macellaio toscano, macello la carne, gli attacco su un bollino e registro che ho macellato tot vacche e le ho cedute a De Michelis. E questo rimane lì segnato. De Michelis li porta all'Esselunga le vendono al consumatore e uno andando a vedere la traccia di tutte le registrazioni, visto che il registro è pubblico, può risalire al fatto che la bistecca che sta mangiando è quella che io ho macellato, se io ho detto il vero, perché io avrei potuto anche comprare una vacca bulgara e macellare una vacca bulgara invece dire che era toscana. E su questo quale chi è che fa la carne? Nessuno. Il macellaio che mette la carne. Il macellaio. Posso fare una domanda? Come no, prego. Perché è questo infatti che sfugge, no? Nel Bitcoin la questione è abbastanza chiara perché c'è l'incentivo a fare il miners, ma dov'è l'incentivo a fare il miners in altre cose, tipo sai che hanno fatto la blockchain per il giornalismo, la blockchain per il... Ce n'è una per ogni, ce ne sono tante, esatto. Per ogni attività. Di dov'è l'incentivo? È lì che manca. No. Allora, tu tocchi un punto chiave che è uno dei miei argomenti. Allora, tecnologicamente stiamo parlando di una roba che è fighissima, è una tecnologia bellissima. Quell'esempio che vi ho fatto della carne, della filiera della carne, potrebbe pubblicarlo l'Esselunga direttamente,
l'S lunga registra tutte le transazioni fatte e quindi io invece di registrarlo sulla mia blockchain lo registro sul database dell'S lunga. Il consumatore si deve fidare dell'S lunga che quel database non venga alterato, ok? Perché potrebbe alterarlo. Quindi qual è il valore aggiunto? Il valore aggiunto è che non è necessario fidarsi della registrazione dell'S lunga. Però se un consumatore sta bene di fidarsi dell'S lunga, va benissimo quello. Detto in altri termini, se un gruppo di soggetti che operano in un dominio riescono a accordarsi su una governance, su un modello di gestione della cosa, per cui tutti si fidano di questo modello di gestione, perché facciamo un consorzio dove esprimiamo delle persone con dei garanti, meccanismi di controllo, eccetera, la blockchain non serve. La blockchain sposta quel pezzo di accordo che ci deve essere tra i soggetti in un insieme di scambi da fare da essere costituito ex ante come organismo gestito da umani a essere costituito ex ante all'interno di algoritmi software. Qual è l'incentivo? Se tutto è perfettamente simmetrico non c'è nessun incentivo, perché chi produce questa, chi genera questa cosa ne trae solo la sua utilità marginale, non ha un incentivo asimmetrico. Mentre, non so, faccio un esempio. Supponiamo che io faccia una blockchain per gestire le transazioni d'arte, no? Dei quadri, eccetera, per registrare gli scambi dell'arte. Questa è una roba dove chiunque può andare a scriverci dentro delle registrazioni. Diciamo, tutte le cose che dico sono giuste al 90%, perché sennò ci complichiamo giù per i rivoli. Chiunque può scrivere dentro le transazioni. E io che vantaggio ne ho ad averlo creato? Beh, che partecipo di questa cosa e che quindi non devo fidarmi di Mazzotta, ad esempio. Se il mio problema è non fidarmi di Mazzotta, il più grande noto commerciante d'arte, allora ho un incentivo a fare questo. E poi ne beneficiano tutti. Ma non ho un incentivo asimmetrico rispetto agli altri. Si è tutti sullo stesso piano di gioco. Vediamo se ho capito. Io passi sono l'acqua, per piacere. Una bottiglia d'acqua, grazie. E anche un bicchiere, visto che ci siamo. Grazie. Vediamo se ho capito. Allora, io macellaio compro una chianina. Macelli una chianina? Ah, sì, compro la macello, sì. La macello e ne faccio 100 bistecche. In verità ne faccio più pezzi, ma supponiamo che sia una chianina transgenica che è tutta bistecche. Dopodiché vendo all'S lunga e altri supermarket le bistecche. 1000. Se ne vendo 1000 c'è la prova giurata che ho imbrogliato, che 900 di quelle bistecche non sono di chianina, a meno che non abbia comprato altre 9. Quindi è esattamente la stessa cosa che fa quello che si sta cercando di creare a livello europeo, per esempio, sulle etichette dei cibi. Cioè che se io dico che le mie fragole sono fragole coltivate in Basilicata, che sono molto buone, devo avere comprato delle fragole della Basilicata. Idem vale per l'olio. Voi sapete che l'olio più di qualità è quello fatto con olive italiane. Allora uno può fare tanto olio con olive italiane quante sono le olive italiane che ha comprato. Allora può anche non registrare le olive marocchine che ha comprato, però il controllo sul fatto che se io vendo 1000 litri d'olio e ho comprato 100 kg di olive vuol dire che qualcheduna di quelle non è fatta, è chiaro? Quindi c'è l'idea che la tracciabilità dei cibi agisce come garanzia della loro qualità. Allora, io sono il consorzio dei produttori di olio e dico a lui, ma che cosa stai a farti tutta sta menata? Ti gestisco io il database delle transazioni delle olive comprate e vendute. E lui dice, no, perché io non mi fido di te. E allora faccio la blockchain. È lì il punto, no? Il fatto, se riusciamo a metterci d'accordo su una governance condivisa per un soggetto che sia chi fa la piattaforma, che fa la piattaforma del mercato, di registrazione, eccetera, oppure se non ci fidiamo, allora facciamo una tecnologia distribuita.
Voi tenete conto che questo problema non è un problema connesso con la blockchain, perché per esempio quando i produttori del Barbera d'Asti, della zona di Nizza Monferrato, creano un nuovo marchio che si chiama Nizza, per dire che il loro Barbera d'Asti è migliore del Barbera d'Asti degli altri, anche del Barbera d'Asti superiore degli altri, creano un consorzio che ha criteri di qualità più stringenti. Il problema è che sono un'associazione di produttori e quindi ci mettono un fracco, perché devono crearsi una burocrazia che svolga questa funzione di consorzio, che non ne avevano comanda, voglia. E poi più grosso comanda di solito. E poi c'è quel fatto che le regole diventano... Allora, per tutti questi enti diventa molto più facile dire, vabbè, mettiamoci d'accordo e facciamo questa cosa. Cioè, è un rapporto fiduciario tra i membri del consorzio, chiamiamolo, e non più la struttura gerarchica del consorzio che garantisce. Quindi da questo punto di vista... Posso fare dunque? Questo è chiarissimo. Però quello, cioè, mentre nel Bitcoin c'era l'incentivo e di conseguenza molti miners avevano installato sul loro computer il registro distribuito che veniva replicato tutte le notti, dimmi che si sbaglio, o veniva comunque sincronizzato continuamente. Sì. In una blockchain dove non c'è questo incentivo, chi mi garantisce che ci siano X numero di computer che stanno ripetendo tutti i dati? È l'incentivo del consorzio, cioè posso, dei consorziati. Posso dire la mia? Facciamo parlare l'avvocato. No, io vabbè, ho ascoltato con piacere, perché l'esposizione di Stefano è stata estremamente chiara e semplice. Il punto che aggiungerei è, innanzitutto esistono tante blockchain. Allora, la domanda è, come facciamo a sapere se quella determinata blockchain utilizzata in quel determinato contesto è sicura, è utile, affidabile e soprattutto ha veramente senso rispetto a un sistema che già esiste? Ed è distribuita, perché poi si apre anche il problema della decentralizzazione o meno delle blockchain, perché ci sono blockchain centralizzate e decentralizzate. Io quelle centralizzate le chiamo degli Excel grandi grandi, non servono assolutamente a niente e vengono utilizzate in una serie di casi, molto spesso per quotate in borsa che vogliono far vedere che stanno facendo qualcosa sulla blockchain, lo inseriscono nel loro oggetto sociale, nei loro progetti e in alcuni casi per vendere un po' di servizi. Perché ricordo sempre il discorso della ricerca dell'oro, no? Chi guadagnava di più erano i ricercatori o chi vendeva le pale ai picconi, allora anche questo forse va ricordato. Il discorso della blockchain è legato all'adoption, cioè al livello di persone che utilizzano quella determinata blockchain e che partecipano, come per esempio nel caso di Bitcoin, alla validazione dei vari blocchi attraverso risoluzione di anagrammi che sono ovviamente abbastanza complessi. Noi sappiamo Bitcoin è una blockchain, Bitcoin con la B maiuscola, e poi le singole unità di questa blockchain, cioè i famosi token blockchain, si chiamano Bitcoin con la B minuscola, che poi vengono utilizzati per... Perché è molto forte, perché è molto sicura? Innanzitutto perché è decentralizzata e distribuita e infinitamente replicata in tutti i nodi della rete e è accessibile liberamente in lettura e in scrittura, invece deve superare delle regole che sono poi quelle stabilite dal famoso Satoshi Nakamoto, che non sappiamo se è esistito o meno, ma sappiamo che nel 2009 ha pubblicato un bel paper nel quale la parola blockchain mai è stata pronunciata. Allora, cos'è successo? Perché tutti quanti si sono improvvisamente interessati a questo fenomeno? Principalmente per un motivo, perché nel 2017 Bitcoin passa da 200 euro a 17.000 euro. Okay. Già Satoshi Nakamoto aveva dichiarato a gamba tese, ho trovato una soluzione alla disintermediazione del mondo finanziario, quindi via le banche, teorie libertarie, d'ora in poi siamo tutti liberi dal signoraggio bancario, ci possiamo... creare una nostra nuova moneta. Questo ha creato una situazione particolarmente delicata dal punto di vista del mondo finanziario, perché a differenza del mondo di internet, dove, attenzione, si sono create sostanzialmente sicuramente dei contrasti con i monopolisti nel mondo delle telecomunicazioni, nel mondo Bitcoin si è creato un contrasto con il mondo finanziario, quindi un livello di regolamentazione, attenzione, sostanzialmente diverso. Questo ha portato a un'attenzione del regolatore e a una tendenza a dire, bah, criptovalute sono cattive, e blockchain invece buona, no? E tanti casi d'uso più o meno utilizzabili. Il paragone che io mi permetto di fare, io non sono un informatico, quindi sicuramente Stefano magari un po' mi bacchetterà, però è quello del protocollo TCP/IP, e dico sempre che la blockchain di Bitcoin è come il protocollo di TCP/IP, ovvero il
protocollo TCPIP non è il migliore dei protocolli esistenti in natura, però se qualcuno domani mi dovesse venire a dire: ah, ho trovato un nuovo protocollo su cui basare internet, io direi: ma scusa, forse hai trovato una nuova applicazione da pubblicare su Facebook, hai inventato un nuovo social network, non lo so, ma sinceramente pensare di inventarti un nuovo protocollo è effettivamente problematico. Allora ecco che tutti questi casi d'uso che vengono presentati come casi d'uso in realtà non sono casi d'uso, sono progetti interessantissimi, attenzione, che nel lungo periodo probabilmente potrebbero dare dei risultati, ma se non c'è un livello di adoption di quella determinata blockchain e quindi non c'è un sistema di validazione strutturato come nel caso di Bitcoin, dove c'è un sistema di reward, cioè tu calcoli, consumi energia elettrica, consumi tempo perché devi avere dei sistemi di mining e quindi tiri fuori un calcolo e quindi un consumo, perché attenzione, è molto costoso, no? Calcolare fare questi processi di calcolo. Ecco, se non c'è un reward, la domanda è: come fa a essere garantita la sicurezza di quella blockchain? Ecco allora che il famoso caso del pollo sulla blockchain rischia di essere problematico. Perché? Perché io mi devo fidare del macellaio che dichiara che quel pollo effettivamente è così. Non è un sistema trustless come è effettivamente il caso della Bitcoin. Ma perché questo? Perché la blockchain nasce fondamentalmente per risolvere un problema sostanziale, che era quello dello scambio di valuta su internet. Noi sappiamo che le informazioni su internet girano alla velocità della luce, invece la valuta su internet gira in modo estremamente lento. Quindi l'idea di Satoshi Nakamoto, chi per lui, era quella appunto: ha messo 10 computer in rete, ha minato 1 milione di bitcoin, poi ha iniziato a entrare in tutti i forum dicendo: ho trovato questa soluzione, ha creato un fenomeno, una community tale per cui si è iniziato ad utilizzare questa moneta. Oggi invece abbiamo scoperto che anche Satoshi Nakamoto aveva fatto un qualcosa molto interessante, ma con molti difetti. Il primo difetto era che lo scambio di criptovalute in realtà è molto costoso e anche complicato in termini di tempo, no? È molto più semplice comprare con una carta di credito, si fanno molte più transazioni al secondo che non con Bitcoin. E in più la volatilità stessa del valore di Bitcoin, perché io devo ricomprarmi una pizza, come è successo, a 10.000 Bitcoin e poi quello che l'ha comprata era il 2009, oggi l'ha pagata, all'epoca c'è stato il 2017 in cui quelle pizze sono costate centinaia di milioni di euro, e quello era stato il primo esperimento di pagamento. Perché io dovrei utilizzare una moneta che ha una così alta volatilità? Ed allora ecco che sono nate molte altre monete, si è passati da monete più o meno stabili a monete più o meno instabili, molti casi di truffe, e questo ha generato anche molta preoccupazione. Le famose ICO, no? Collocano nuove monete, le vendono sul mercato, chi le vuole comprare, e più ti accrediti sul mercato, più quella moneta cresce di valore. Quindi, una volta che comprendiamo che le blockchain, perché ce ne sono tante, nascono come serventi a forse quella che è l'applicazione principale di questa rete informatica, cioè la moneta, la criptovaluta, che ancora in realtà non è una valuta dal punto di vista legale, ci rendiamo conto come le sue applicazioni, sulle quali peraltro tutti noi forse stiamo lavorando, io seguo diversi clienti che si occupano di creare sistemi blockchain finalizzati a certificare per esempio le opere d'arte, piuttosto che a parcellizzare un quadro e a venderlo in token, e quindi ognuno di noi potrebbe essere proprietario di una piccola parte, una porzione di un'opera d'arte, oppure appunto anche la certificazione delle filiere produttive. Oggi per esempio si parla tantissimo di voto, no? Su blockchain, non so se vogliamo parlare di questa roba, adesso Stefano si alza e se ne va. Esatto. Però è un argomento che è molto dibattuto, perché dal punto di vista strutturale, societario, associativo, è estremamente utilizzabile una votazione su blockchain. Diverso invece il discorso a livello politico, perché qui entrano in ballo dati personali. Perché è strettamente connessa. Questo vuol dire che rispetto al mercato tradizionale, in cui noi abbiamo sostanzialmente, sappiamo i comportamenti per avere i controlli, eccetera, uno dei problemi che l'utilizzo di queste strutture distribuite e l'esercizio di una responsabilità da parte di qualcuno, perché vedete, la banca è un sistema centralizzato e detiene i nostri denari e noi possiamo preferire non darglieli, però la banca si assume delle responsabilità. Mentre il difetto delle architetture di blockchain è che non c'è nessuno che si assuma una responsabilità, e quindi da questo punto di vista, se io mi sento truffato, non so bene con chi prendermi. Sì. Con te stesso. Con te stesso. Ho capito, però non è così semplice. Sì. Sai, se tu vedi quelli che vogliono che gli vengano ridati i soldi dei loro conti in banca,
anche quelli dovrebbero, molti di quelli almeno, non sono stati la vecchina imbrogliata in maniera subdola. Gli era stato offerto la possibilità di un guadagno più alto, hanno detto, certo che se mi danno il 7% invece che l'1, sono ben contento. E avevano comprato, e poi quel 7%, che era chiaramente più rischioso dell'1, è andato in fumo. Quindi in quel caso anche questo doveva aprire. Però, nonostante che devi prendertela con te stesso, si mostra che puoi provare, se non altro, a dire alla banca mi hai derubato. E siccome la banca qualche furbizia l'ha messa nella cosa, poi si può addirittura che lo Stato italiano litighi, il governo italiano litighi perché non abbastanza rapidamente costoro vengono rimunerati del denaro. Quindi lì c'è una responsabilità. Assolutamente. L'assenza della responsabilità dice che il cittadino è molto più, tra virgolette, responsabile di se stesso, il che vuol dire che bisognerebbe introdurre protezione di legge per le pensionate, i pensionati. Io ho 72 anni, anche a me dovrebbero dire no caro, solo se tuo figlio o tua figlia ti dà il permesso ti consento di entrare in una blockchain, perché se no hai un'età in cui è meglio evitare cose di questo genere. Diciamo l'autorità non c'è, però ci sono per esempio dei token, delle monete alternative che hanno dei collateral a garanzia, per cui vuol dire che che chi le mette si garantisce ad esempio con dei dollari, per dare quindi per ridurre il rischio per chi ne beneficia. Stablecoin si chiamano. Nel caso del denaro è evidente, anche lì poi ci sono quelle truffe, però vuol dire che chi li emette assume una posizione centrale rispetto all'intero sistema, quindi ha una responsabilità. A chi le crea, infatti l'unica, la vera grande asimmetria, no? Io ragionando di queste cose un po' di tempo fa pensavo, no vabbè, qual è l'incentivo a fare una cosa di questo? Cioè chi se ne frega di questo che arriva un signor Satoshi Nakamoto che fa questa cosa qui? E la verità è che all'inizio la risoluzione di queste prove crittografiche era molto veloce, per cui all'inizio quel signore lì si è fatto una quantità di moneta, e poi voglio dire l'ha creato lui, per cui poi visto che il prezzo è andato su è diventato molto ricco. No, perché nel senso che poi lo cambiava in dollari. Sì, per quello che voglio dire è che per questi. Quindi la simmetria è il fatto di averlo fatto nascere. Però poi non c'è più nessuno che lo mantiene. Sì, ma fermiamoci, perché dopo. La simmetria per cui si è arricchito quel signore assomiglia spaventosamente a quella di un signor Giuffrè che negli anni 50 applicò la consueta catena di Sant'Antonio. Lui l'aveva applicata in un modo poco democratico, perché l'ultimo nome di tutte le liste che venivano create era sempre il suo, cioè quindi ognuno gli versava i primi, i secondi, i dodicesimi, i quindicesimi, ognuno gli versava 100 lire all'epoca, non mi ricordo. Allora, quello che voglio dire è che questo tipo di meccanismo è un meccanismo che... Perché? Perché quello che non è plausibile nel modello del Bitcoin è l'idea che il valore del Bitcoin cresca indefinitamente. Questo è impossibile, per ragioni banali. Beh, però vedi, perché non c'è una quantità illimitata però, di risorse. Allora, prima o poi, crescendo sempre, diventa più dell'insieme degli atomi dell'universo e siamo fregati per sempre. Perché cresce geometricamente. C'è un limite all'emissione, sono circa 21 milioni di... C'è un limite. Sono circa 21 milioni di Bitcoin, basato su un criterio di calcolo per cui non possono essere emessi più di un certo tot di Bitcoin come rewarding di coloro che fanno... È una curva, no? Esatto, è una curva scalare che si riduce... No, ma ogni tanto viene aumentata, però, attenzione. Sì, no, cioè, ah no, al contrario, viene ridotta. Viene ridotta, poi ci sono dei criteri di contemperamento che possono essere in teoria modificati, perché teniamo conto che le regole del protocollo mettono sempre il consenso alla base di tutto. Quindi quello che è interessante dal punto di vista, diciamo, della logica, tra virgolette, finanziaria, se si può dire, è che è sempre il 51% della massa di possessori di Bitcoin che può decidere in qualche modo, i cosiddetti miners, che possono decidere in qualche modo su che orientamento dare questa roba qua. Però tecnicamente dovremmo essere, come tetto, 21 milioni di Bitcoin. Quindi diciamo, l'aspetto inflazionistico, almeno su Bitcoin, non dovrebbe esserci. Ci sono invece in altre monete. Cioè c'è stato nella fase iniziale, adesso si è stabilizzato. Sì. Si dimezza addirittura il rewarding. Prima era 24, se non sbaglio, poi 12, poi... Periodicamente. Ogni 4 anni, sì. E quindi
dal punto di vista giuridico. Però scusa, volevo dire una cosa, no, perché la signora ha detto una truffa. No, questo qui mi garantisce che ci sia una registrazione di uno scambio avvenuto, uno scambio che avviene. Quindi è un'unità di riferimento. Potremmo anche scriverci dei pagherò e scambiarceli, solo che lo facciamo in modo digitale con una registrazione inoppugnabile. Io, mentre ero in Parlamento, sono stato avvicinato da italiani che stavano in Venezuela, i quali avevano, quindi già all'epoca, già un po' di anni fa, avevano il problema che avevano dei risparmi in Italia, perché sapete che le rimesse degli italiani all'estero sono sempre risparmi in Italia, quindi Banca Sella è la banca più attiva su questo, c'ha degli agenti che vanno proprio a incontrare le comunità e a raccogliere i risparmi degli italiani all'estero, quindi c'era... Ricordo anche che 50-60 anni fa il Venezuela era il quarto paese per reddito al mondo, quindi non è che sia... E quindi c'era gente che aveva fatto dei signori soldi, che stanno tutti in Italia, e lì morivano di fame perché non riuscivano a comprare la roba da mangiare. E allora che cosa facevano? Facevano delle transazioni estero su estero con qualcuno che poi gli dava il pollo locale, quindi... Vengo da te, ti compro il pollo e ti pago con un trasferimento di soldi da Biella a Miami. Questo accadeva regolarmente. Il problema è che dopo un certo numero di questi trasferimenti, i controlli della Banca d'Italia, no, sulle transazioni sospette, li bloccavano la cosa. Questi qua dicevano, cavoli, noi non riusciamo più a mangiare perché non riusciamo più a fare fare la vita usando i soldi, quindi c'è una parte dell'economia del Venezuela che girava fuori e una grossa parte dell'economia del Venezuela poi è girata su criptovalute. Cioè, perché mi fido di più del Bolivar o mi fido di più del Bitcoin? Non ho dubbi, perché con il Bolivar mi ci vuole più peso in carta per comprare la carta igienica della carta igienica che uso. No? L'ultima volta che ho guardato avevano un'inflazione del 3.000.000% all'anno. Quindi è naturale che la gente cerchi di usare una valuta alternativa. Allora, mentre trasferire soldi facendo l'home banking, passando da Biella a Miami, è una cosa che non è alla portata di tutti, invece trasferirsi Bitcoin è alla portata di tutti perché sta sul cellulare e quindi ci posso comprare anche le sigarette. Per cui una buona parte dell'economia lì esiste ancora, ma si è spostata. E meno male che c'è, no, perché se non c'è probabilmente sarebbe già successo qualcosa di brutto. Io mi volevo collegare alla domanda di Giorgio e anche all'osservazione in parte corretta della signora. Quello che ci ha lasciato questo Satoshi Nakamoto, se mai esistito, è, a mio avviso, non so cosa ne pensa Stefano, un'invenzione di straordinaria portata, perché per la prima volta nel mondo reale entra la possibilità di avere un prodotto digitale di cui veramente possiamo spossessarci. Cioè io, se do questo telefono a Giorgio, non ce l'ho più. Okay? Se io ho una foto digitale, gliela voglio mandare, gliela posso mandare, ma io continuo ad avere una copia di quella foto digitale e farmene miliardi di quelle copie. Attraverso il concetto della valuta, che era un problema, perché immaginiamoci se io faccio un pagamento a Giorgio di 1000 euro e poi però continuo ad avere i miei 1000 euro qui in copia, è chiaro che non avrebbe nessun senso. Attraverso l'utilizzo della valuta noi possiamo replicare questo, diciamo, schema anche in altre situazioni che possono comportare un trasferimento di un prodotto digitale, perché fondamentalmente il nostro amico Satoshi ha introdotto nel mondo infinito del digitale un concetto finito, che è quello del tempo e dell'energia elettrica. Questo per riassumere, questa è di straordinaria importanza, non c'è nessuna truffa dietro questa tecnologia, qualcosa di sensazionale, che poi lui l'abbia fatto per guadagnare, questo noi non lo sappiamo, anche perché non sappiamo chi è, no? Si dice che possa essere i servizi segreti. Ma è anche vero che nel 2008, se adesso torniamo nel 2008 quando è uscito l'articolo, il paper, sì, di Satoshi, nel 2008 per i trasferimenti bancari ci si metteva dei giorni e costavano una fucilata. Soprattutto era un periodo particolare, al 2000, adesso, crollo di Lehman. Adesso certo. Anche a causa di queste cose le banche si sono date una mossa e abbiamo il trasferimento in tempo reale a costo zero, quindi ha comunque cambiato il mondo, assolutamente. Si è arrivato. Quello che dici tu è assolutamente vero, cioè i beni materiali sono rivali, quindi o ce l'ho io o ce l'ha Giorgio, l'informazione no. E visto che i soldi, come tante altre cose, sono informazione, questo introduce una rivalità
Quindi il fatto che o sceglio io o sceglia lui, questo è fondamentale. Io faccio sempre l'esempio di Uber e MyTaxi, no? Cioè, Uber comunque ha innovato il mondo dei taxi in un qualche modo, anche se in effetti il taxi non è qualcosa che... Però è interessante come aspetto tecnologico. Il discorso invece della potenziale truffa, beh, lì il problema è sempre lo stesso, cioè c'è una tecnologia a disposizione, molte persone la utilizzano per vari fini, ci sono quelli che veramente vogliono lavorare su qualcosa di concreto e reale, e ci sono altri che invece vogliono solo speculare su questa roba qua. Quindi è chiaro che su 2200 circa criptovalute oggi esistenti, molte di queste sono veramente delle truffe, e quindi tutte le banche centrali, gli organi regolatori hanno avvisato i consumatori: attenzione quando fate queste operazioni, tant'è che molte carte di credito non consentono neanche più operazioni di acquisto su criptovaluta. Quindi sicuramente quello è un warning che bisogna dare. Un elemento ulteriore di questo, chiedo, ed è che uno dei meccanismi con cui tutti gli stati democratici del mondo stanno cercando di introdurre più ordine nel sistema della gestione dei beni monetari è quello di renderli trasparenti. E invece qui non sono per niente trasparenti, tant'è vero che molte delle organizzazioni criminali non è che usano una moneta criminale, usano le monete degli altri, perché fanno transazioni che gli rimangono private per loro. Allora no, questo è un bias, non si dice in inglese. Cioè allora, in realtà esistono diverse criptovalute, perché se noi prendiamo per esempio Monero, Green, Zcash, che si basano su protocolli sostanzialmente diversi, principalmente Nimblewimble, utilizzano sistemi di sottoscrizione, si chiamano ring signature, no? Ve lo rendo un pochino più complesso così sembra più intelligente. Sostanzialmente si tratta di firme circolari che non ti consentono di individuare effettivamente chi era quello che ha fatto poi l'operazione. Non è così in realtà per Bitcoin, nel senso che in Bitcoin c'è una identificazione che è peraltro pubblica e ricollegabile a uno specifico indirizzo, e in teoria con determinate operazioni di forensic, diciamo, è possibile anche risalire a quel determinato utente. E poi c'è anche un altro aspetto, che è chiaro che il possessore di Bitcoin o rimane per sempre possessore di Bitcoin, o basta che ne ceda anche solo uno in euro che può essere, diciamo, individuato. Questo proprio perché c'è un registro pubblico e quindi in qualche modo è possibile riscontrare la transazione. Per esempio il portafoglio di Satoshi è immobile lì fermo, ci sono sti milioni di Bitcoin, un milione di Bitcoin fermo parcheggiato, non si muovono, quindi in teoria se l'avesse voluto fare a scopo speculativo, come per esempio ha fatto il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin, che a un certo punto si è liberato dei suoi Ethereum e ha guadagnato un bel po' di soldi, una piattaforma che ha dimostrato anche di avere diverse falle, perché nel 2016 un attaccante ha sfruttato un bug, cioè un difetto che c'era all'interno del codice informatico, per ripetere in loop una determinata operazione e sifonare, cioè svuotare la rete fino a un controvalore di circa 75 milioni di dollari all'epoca, un'operazione che è durata tecnicamente meno di 24 ore, quindi immaginatevi un furto con destrezza eccezionale, e questo ha portato la rete, diciamo, a modificare i protocolli, a fare quello che si chiama hard fork e via dicendo. Però sicuramente problemi di sicurezza ci sono. In quel caso, giustamente, Giorgio dice, ma come facciamo a rivalerci? Perché una banca almeno c'è un sistema assicurativo e io mi posso rivalere. Beh, questo effettivamente è un rischio notevole, soprattutto quando si lavora con degli exchange centralizzati di dubbia solvibilità, il caso di MT Gox, cioè un exchange giapponese che poi è fallito e che ha portato alle conseguenze che forse qualcuno di voi ha sentito, cioè un fallimento con un procedimento penale che poi si è concluso con una sentenza minore in Giappone. Di recente è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione l'amministratore delegato, che era francese. Però ci sono anche exchange solidi che sono anche assicurati, discussi, perché si dice che poi in questi exchange sia dietro una forma di controllo, ma a me queste cose non mi interessano. In realtà tipo Coinbase, che ha un sistema assicurativo che consente, diciamo, di verificare effettivamente se... E poi in Italia ci sono diversi exchange che stanno nascendo. Io stesso assisto a un exchange che verrà lanciato a maggio, ma ce n'è un altro nato nel 2012, The Rock Trading, che è stato uno dei primi in Europa. Sono SPA, hanno dei revisori, hanno una struttura qualificata dei sistemi assicurativi, e quindi iniziano a svolgere delle funzioni di intermediario con sistemi di quello che si chiama KYC, cioè
il rispetto di tutta la normativa antiriciclaggio, di cui hai al decreto legislativo italiano di recente modificato sulla base della direttiva comunitaria, questo è molto importante, per cui chi vuole entrare, chi vuole acquistare un determinata criptovaluta deve farsi riconoscere con dei documenti di identità e con dei campanelli d'allarme che scattano quando la società che svolge il servizio di KYC chiaramente individua dei parametri che possono comportare un sospetto di un'operazione. Quindi stiamo andando sempre più verso la regolamentazione che nasce dagli Stati Uniti, con una forte presa di posizione della SEC, cioè la Security Exchange Commission americana, che ha fatto da guida un po' in tutto il mondo. Già dal 2015 hanno iniziato a regolamentare questo fenomeno e che in qualche modo, anche se timidamente, in Europa sta prendendo piede. In Svizzera c'è una regolamentazione, a Malta un'altra regolamentazione e si spera che a breve anche in Italia si sviluppi una regolamentazione ad hoc. Per ora abbiamo solo una norma sulla blockchain che lascia il tempo che trova, ma io su questo non so se devo parlare, se ne parlo ne parlo solo male. Quanto costa una blockchain? Perché alcuni dicono, io ho letto degli articoli, ma siccome non è il mio caso, consulenti costano tantissimo, che c'è un altissimo costo energetico. No, allora, ma invece quello che mi interessa a me è il costo, perché il problema è: ok, io voglio creare una blockchain qua, a supporto del mio consorzio di vini, quanto mi costa? Allora, ha ragione Massimo, ti costa tantissimo in consulenti. Di per sé il software non costa nulla, nel senso che il software è lì, è disponibile, sì, aperto, è tutto. Per fare un token ci vogliono 15 minuti, penso, sì, contando il tempo per accendere il computer. Questo lo immagino, però il problema è che io sono un vinaio, e questo dipende dai tuoi studenti, no? Dai tuoi studenti che si laureano e quindi sei in concorrenza con l'IBM che gli vuol far fare i data scientist, e quindi non lo so quanto costa, dipende quanto tempo ci lavori, ci metti su, quanti... Ma in termini di macchine, di supporti tecnologici, Niente, un costo marginale praticamente nullo. No, allora c'è questo tema del costo energetico, no? Prima è stato detto che lui l'ha chiamato anagramma, che è un bel modo di rappresentarlo, no? Tu per poter registrare uno di questi blocchi di informazione devi risolvere un problema matematico, la cui complessità è crescente. Il fatto che la complessità sia crescente vuol dire che bisogna fare sempre più calcoli. Oppure faccio calcoli sempre più in fretta, però sempre di più in fretta. E per farli consumo sempre più energia. Quindi oggi Bitcoin, se non ricordo male, cioè tutti i nodi che mantengono Bitcoin consumano come l'Ungheria, avevo letto da qualche parte. Avevo anche fatto i calcoli, francamente, quando avevo ancora un po' di buon tempo, avevo anche fatto i calcoli. Quando avevo fatto i calcoli io ero a livelli del Portogallo, adesso non so bene, però insomma stiamo parlando di questo, cioè il consumo di queste prove è esorbitante, tant'è che c'è tanta attività di ricerca, questa si chiama proof of work, la prova di aver fatto del lavoro. E ci sono degli altri criteri che possono essere adottati e c'è un po' di per decidere di chi mi fido nella registrazione di queste robe e quindi c'è ricerca su questa roba, sì, qui con degli altri modelli e proof of stake. Per consumare come l'Ungheria devi avere i computer dell'Ungheria. Beh, ma no, perché in realtà tu hai dei computer che sono fatti ad hoc, sono specifici, sono ottimizzati per questo, con dei circuiti integrati specifici, degli ASIC, Application Specific Integrated Circuits, sono schede parallele dove hai su un sacco di processori infilati in armadi e hai capannoni pieni di questi armadi con un consumo energetico pazzesco, aria condizionata come se piovesse. Che non fanno altro che fare che risolvere questi problemi matematici. Ci sono queste farm, queste fattorie di sì, sono come i cloud, ma solo che sono che fanno a risolvere un problema matematico, tu pensa. Comunque, ma infatti io sono anche, è carino perché questa cosa, sono anche in un gruppo che per lo sviluppo sostenibile di supporto alle Nazioni Unite a New York, e questo è uno dei temi che tutte le volte che mi vedono mi dicono: no, ma come si fa a fare in modo di ridurre il consumo di questa roba? Dico, se la gente vuole comprare computer per fargli fare dei calcoli inutili, non è che c'è un modo per cui li puoi obbligare a non farlo. In realtà in Cina l'hanno fatto, perché in Cina quello che hanno fatto sono andati a cercare quelli che facevano queste robe e li tagliano la corrente.
E quindi, cioè, sì, in effetti. Beh, questo è un po' brutale, come si può dire. Però, vabbè, sono in Cina e gioco. No, beh, questo però non è difficile introdurlo anche in Italia. Beh, ma allora basta si sono spostati. No, nel senso che basta fare dei contratti che dicono che crescono. Geometricamente cresce il costo a kilowattora a seconda della concentrazione del consumo, che uno dice a un certo momento non vale più la ricerca. No, perché vale in realtà quello che fai è mettere i computer sotto le pale eoliche o sotto i campi fotovoltaici e vai in autoconsumo. No? Cioè, e beh, ossia, questa... ma devi avere per avere l'energia dell'Ungheria. Fai un pezzettino, però questo no, è complessivamente. Ci sono diversi studi su questa cosa interessanti, lo sfruttamento di energie alternative. Ma addirittura la riconversione del calore che viene creato con questi macchinari in altro modo, quindi c'è un sistema, diciamo, dare l'acqua per l'agricoltura. È chiaro che chi ha inventato questo sistema forse non aveva valutato, ecco, questo sicuramente con attenzione questa tematica. Però è vero, sono allo studio altre criptovalute, chiamiamole così, come sì, per esempio. La mia impressione però è che quanto più si entra dentro questi meandri, uh-huh, tanto più il costo di investimento iniziale comincia a diventare molto alto. Lì dipende da quanto. I miei poveri, cioè cosa voglio dire? I miei poveri vignaioli Nizza. Devono appoggiarsi a qualcuno. Ma non avranno 700 milioni. Quindi non è più così distribuito. In verità si appoggeranno a un sistema che gli garantisce la distribuzione. No, ma... no è forse come dice Stefano. No, allora, intanto i tuoi vignaioli non saranno 900 milioni di vignaioli che fanno N transazioni al giorno, speculative, no, eccetera. Saranno. No? Quindi, saranno, quindi il tema del consumo energetico è ridicolo per loro. Non è se il tuo gruppo di vignaioli è particolarmente sfigato, alla fine resterà solo un nodo di questa roba e allora è un database centralizzato. Se appena appena non è sfigato ce ne saranno 14, ma soprattutto che gestiscono questi nodi, ma soprattutto se ne potranno aggiungere degli altri. In realtà esatto. Ci sono tutte. Come Satoshi, si dice che Satoshi abbia investito circa $1 milione, no, per la sua rete, perché ha sviluppato una rete inizialmente massiva, voleva. Però fondamentalmente per superare una soglia critica che poteva lanciare. Chi vuole lanciare una nuova blockchain e quindi promuoverla non deve spendere necessariamente molto. Lui crea un protocollo, un algoritmo che deve essere seguito con delle regole da tutti gli utenti che vogliono partecipare, se si basa su una proof of work, quindi poi lo mette in pasto agli utenti che collaboreranno, perché più partecipano una parte della più, loro CPU, esatto, se c'è un lavoro, se c'è una esatto, quindi diciamo chi lancia questa idea non necessariamente deve spendere, perché sarà la comunità. Diverso discorso per le blockchain centralizzate. Lì cambia una cavolata. No, ma quello esatto. Abbiamo detto che vabbè, chiaro, perché lì chiaramente c'è il protocollo di cripta. Beh, c'è sempre un ente centrale che ha un grandissimo archivio, quindi a mio avviso i costi non sono eccezionali per chi vuole lanciare questi nuovi protocolli. Il problema è l'adoption, cioè quanti useranno poi veramente quel protocollo. C'è una domanda alla ore 12. Prego. Due domande. No, perché tu puoi essere uno di quei nodi, basta che lo decidi. Ok, però poi dal punto di vista dell'utilizzo che vado a fare di quell'oggetto, se non è che viene prodotta, poi la vado a utilizzare poi in un modo che... Eh sì, però quello è il mercato secondario, cioè chi emette, non c'è un soggetto che emette una moneta, ok? C'è un registro distribuito e quello è il punto di fondo. La differenza sostanziale rispetto a una banca centrale o a uno Stato... Questo se decide di fare il cliente passivo. Se invece decide di fare il cliente attivo, può. È come se tu potessi decidere oggi di fare la banca senza avere nessun ostacolo per farlo. Tu oggi vuoi fare la banca, puoi lo scaricarti puoi fare. Il protocollo. Ti scarichi il protocollo, te lo installi, gratis. Ti metti a gestire i registri e dopo un po' che gestisci il registro il sistema ti dice bing, hai vinto un coin e a quel punto esatto. Lo spendi. Okay. Seconda domanda legata alla prima. Allora, se io voglio fare una blockchain oggi, no? Abbiamo detto, in linea teorica devo possedere
voglio lanciare una blockchain, quindi volessi fare la cosa pulita, devo fare il primo nodo io, su un qualunque argomento. Il primo nodo lo faccio io, quindi devo avere un REC con N schede ASICS in parallelo. Oppure compro un protocollo esistente, utilizzo un protocollo esistente, quindi mi appoggio a una blockchain che già esiste. Quindi è come se io stessi delegando la mia attività a una serie di miners che già fanno questo, magari di mestiere. Puoi decidere di fare anche così, sì. Ok. Nel primo caso, cioè nel caso in cui sono io che voglio fare una blockchain privata, cioè a quel punto... Pubblica, ma gestita da te. No, neanche gestita. Proposta da te. Proposta da me. A quel punto io devo fare il primo nodo. Sì. Quindi devo spendere soldi in REC, armati. Ma no, cioè... basta un computer all'inizio. Ok. Metti anche su un cloud service provider qualunque. Tutti gli utenti che voglio, fra virgolette, appendere alla blockchain, a loro volta devono mettere delle risorse utilizzando quel protocollo. Se vogliono essere attivi, sì. Cioè, difatti, è per quello che si dice opportunamente proporre, perché tu fai una proposta e ci deve essere qualcun altro che ci segue. È per quello che Satoshi ha investito così tanto, perché voleva garantirsi un livello di sicurezza minimo che potesse consentirgli di andare sul mercato e sapere che lui aveva una forza CPU, chiamiamola così, cioè una forza computazionale sufficiente per tenere all'inizio il controllo della situazione. Ed è entrato dove? È entrato per promuovere il suo prodotto in tutti i forum, principalmente GitHub e altri, che sono molto tecnici, principalmente criptoanarchici, libertari... Proprio il sottofondo della rete, ecco. Perché? Perché non voleva persone che volessero speculare immediatamente, anche se poi lo scopo è speculativo, ma volevano credere nel generale, insomma, questo ideale che lui promuoveva in qualche modo. Questo è stato il suo grande messaggio, tra virgolette, che poi ha avuto anche effetti disastrosi per certi aspetti. Quindi. Ok, va bene, grazie. Adesso ho capito. Quindi non si diventa fornitori di servizi di blockchain, non c'è ancora questa professione. No, beh, esistono tante aziende che sanno fare bene questo mestiere, come esistono tanti grafici che sanno fare bene i grafici. Però non sono gestori, sono quelli che ti aiutano a metterla su. Sì, poi ci devi convincere un po' di persone, di altri soggetti che ti gestiscono, che ciascuno si faccia il proprio nodo. Sono chiamati blockchain architects. Nel caso dei miei soliti produttori di vino, devono essere dei vinai, perché no? Essendo che per il consorzio del Nizza devono essere dei vinai, e uno che invece dice ma a me piace l'informatica non vale. Guarda, sono blockchain architects, sono strapagatissimi. Io faccio sempre il paragone con i banner, no? Un banner quanto costava? Penso farlo 3 milioni di lire, mi ricordo, una roba assurda. Oggi non costa zero, ovviamente. E secondo me sarà la stessa cosa, nel senso che sia servizi legali che servizi di consulenza informatica vengono forniti a prezzi assolutamente fuori controllo. Per la grande gioia anche, dell'avvocato Silvio. No, io lo dico contro i miei interessi, perché poi alla fine, se tu insomma, ami questo fenomeno, ti piace, l'hai studiato e sei approfondito, vendere un servizio che non sia coerente con quelle che poi sono anche le logiche, beh, certi anche principi, perché insomma, voglio dire, c'è anche un minimo di etica, anche se poi alla fine... credo sia importante, ecco, questo è un altro aspetto che si vede. Poi ci sono professionisti di serie A e professionisti di serie B. L'avvocato Simbula è citato sui documenti del governo americano, questo signore qua, come Italia. Pericoloso soggetto, come soggetto che si no hanno fatto uno studio a casa propria. No, il governo americano ha fatto uno studio sulla blockchain, sulla normativa blockchain nel mondo e in ambito legale in Italia, non avendo riferimenti, hanno citato diciamo lo studio di cui sono partner con il Lex, che diciamo, ha citato una fonte. Carina, insomma, però, voglio dire. Insomma, avere il governo americano che ti cita, patenti. No, io credo che... A me il governo americano mi ha citato una volta, non so se si ricorda Roberto che era lì, però non era una roba carina. Mi hanno detto, you are in deep shit, perché c'avevano l'FBI alle costole, ma ero piccolo. Ho un'ultima domanda che, per esempio, in ambito accademico si parla moltissimo di blockchain nell'università. Che senso ha in un ente pubblico per definizione, perché non nelle università private, no, anzi sono tutte strutture, fare la blockchain? Ma te lo dico io. Ah, vai, scusa. Allora...
c'è un bel progetto che è stato iniziato, mi sembra, dall'MIT di sicuro, e l'altro mi sembra che sia Stanford, ma non ne sono sicuro del secondo, che riguarda il registro pubblico dei titoli di studio delle persone. Per cui tu hai questo database distribuito, dove ognuno può diventare un nodo, per cui se tu dai un voto al tuo studente, questa roba non lo registri sul libretto e sul sistema dell'università, ma lo registri lì sopra. E quindi ad imperitura memoria. Quindi chiunque può scrivere su questa blockchain, ad esempio io sono l'azienda Pinco Pallo che fa i corsi di formazione sugli occhiali di plastica, e tu fai un corso di formazione, io scrivo lì sopra che tu hai fatto un corso di formazione sugli occhiali di plastica. Poi la gente attribuirà il valore che vuole al fatto che sia stato io a scriverlo, azienda produttore di occhiali, piuttosto che MIT. Però questa cosa qui lascia una traccia inoppugnabile, indelebile, del fatto che qualcuno ha fatto una certa attività. Questo è un esempio. Ora, a che cosa può servire? Beh, così potresti sapere, ad esempio, che voti hanno preso negli esami di economia certi politici, per dire, no? Che è una cosa. Però in generale sul mercato del lavoro. Comunque si riesce a scoprire gli stessi. Mica tanto, tu prova a sapere quanti esami ha fatto. Basta, mi taccio. Uno. E che voti ha preso? No, è vero, tra l'altro, se posso aggiungere, all'Università di Cagliari c'è stato un lancio a livello nazionale, è stato il primo forse, nel quale sperimentano proprio questo tipo di soluzione che stava descrivendo adesso Stefano. E c'è un aspetto non banale, diciamo, sulla certificazione, perché nel momento in cui diventa pubblico è chiaro che dà la possibilità a chiunque in qualunque momento di andare a verificare. Questo non è così semplice. No, allora io non è ovvio che sia un valore, perché io vi ho fatto degli esempi volutamente. Che vi ho portato in una direzione, non è ovvio che sia un valore, perché non è detto che l'esame universitario fatto eccetera implichi un giudizio di valore sulle persone, quindi no, poi chi, no, ti può inficiare le valutazioni del personale, cioè. Si tende, cioè le applicazioni che voi state indicando e quelle che mi immagino anch'io sono tendenzialmente in contrasto col nostro ordinamento, perché tendono a introdurre dei criteri di qualità. Cioè, tutto ciò ha senso se io voglio dire, ma quello lì ha fatto gli esami, ha studiato a Stanford, ha fatto gli esami qui, quegli esami sono di un certo tipo e quindi valgono. Guarda, noi possiamo allora cosa voglio dire? Che appunto non escludo che l'MIT, Stanford, Harvard, la Columbia e quelle dell'Ivy League, insomma una ventina di università americane decidano di farsi un sistema che è quello che ti garantisce questa persona. Ma decidono di fare, propongono un sistema. Allora, poi quello il problema lì lo usa è chiunque. Che noi abbiamo un unico sistema universitario da cui può, se vuole, sottrarsi la Bocconi, ma tutti gli altri non gli conviene neanche e quindi tendono a farsi premio del fatto che sono parte del sistema pubblico, e nel sistema universitario italiano questa cosa qui tende, cioè la norma tende a dire che c'è una piena omogeneità. Allora rispetto a questo, quello che ti dà già il sistema attuale con il voto col telefono, queste minchiate, più o meno non c'è questo incremento pazzesco, mentre sarebbe più significativo, per cui la mia impressione è che lì ci sia una componente di moda, però invece quelli che pensano in termini di sistema interuniversitario e dove si, per esempio in Francia l'hanno appena introdotto, si introduce un criterio di qualità, tu puoi prevedere di avere un sistema che ti certifica, e chiaramente se ti sei laureato in quelle università che ci sono negli Stati Uniti, quelle della città, nessuno ti chiede la certificazione di titolo però studio, c'è una cosa, il titolo Giorgio, di studio di quell'università c'è una cosa, vale tu pensi solo all'università, un sistema di questo genere diventa un registro, un bus dove chiunque può scrivere. Se tu fai un corso di cucina, un corso di danza, può essere scritto lì. No, ma io se fai un corso professionale. Ho pensato perché l'università, anche perché ci sono gli informatici dell'università che vogliono farlo e poi pensano. No, guarda, è un argomento estremamente interessante, perché mi faccio anche un po' di pubblicità. Sta per uscire a maggio un libro della Mondadori nel quale
Ho scritto proprio la parte sulla problematica privacy legata ai titoli di studio ed è una problematica molto delicata connessa anche poi alle pagelle digitali e tutto quello che ne conviene. La tecnologia blockchain in questo senso ha un'utilità importantissima nell'ambito della idoneità o meno. Ti faccio un esempio: se io vado a chiedere un prestito, voglio comprarmi una macchina in concessionaria, no? Chiedo un prestito. E cosa fa la concessionaria? Immediatamente mi chiede il mio F24, la mia dichiarazione di redditi, il 740, eccetera. Glielo do, immediatamente lo do al dipendente che lo vede, no? Oppure lo mando via email, chissà chi tutto lo vede. I miei dati personali sono un disastro, perché quello cosa farà? Lo inoltrerà alla finanziaria, la quale lo lavorerà, lo manderà un altro dipendente, un macello. Immaginate un token che dice che io invece sono idoneo al prestito perché il mio merito creditizio è arrivato a un livello X. Nessuno saprà esattamente che cosa ho pagato, quali le mie spese, quali le cose. Nessuno entrerà nei miei fatti personali, ci avrà solo un token che dice che sono che ho un merito creditizio. Oppure che ho una disabilità e non saprò mai quale. O ancora che sono maggiorenne o minorenne. E perché no? Che sono idoneo o meno, o che ho passato sono laureato o meno. Perché noi sappiamo anche che il sistema universitario magari ti lauri con 90 anziché con 110, eppure magari quello con 90 ha un grande successo, quello con 110 ha difficoltà. Quindi il titolo, il voto ha un valore, diciamo, limitato. Per cui in questo senso la tecnologia blockchain potrebbe servire. Per adesso viene utilizzata solo nell'ambito della certificazione perché c'è un problema di sicurezza. Cioè immaginati che cosa potrebbe essere fatto di questo token se la sicurezza che sta alla base del sistema non è sufficientemente idonea. Potrebbe essere un problema di truffe da tutte le parti. Insomma. Questo è l'aspetto... Questa è una... Cioè, prego. Ma la firma digitale si apre un tema gigantesco perché è stata potenzialmente hackerabile o comunque se viene rubata, ok, che in associazione anche con una data, la firma digitale. Ma guarda, l'utilizzo, diciamo, tu sai forse che il decreto competitività ha introdotto questa norma sulla blockchain in Italia, non so se ne hai mai sentito parlare, no? Smart contract e blockchain entrano di fatto nel nostro ordinamento giuridico grazie a questa norma, che però fa veramente entrare dalla porta di servizio un fenomeno così importante che dovrebbe essere analizzato dal punto di vista della filosofia del diritto, non del CAD, cioè il codice dell'amministrazione digitale, perché quello è il limitato intervento su cui sono andati a parare, dicendo che se la firma è su blockchain può avere valore di firma digitale, quindi qualificata, se rispecchia quelle che sono le linee guida dell'AGID, che dovrebbero uscire, diciamo, a breve, appena escono. Scriveremo un libro scriveremo un libro con Giuffre, ce l'ho già commissionato. Infatti, sì, io devo fare un paragrafo proprio sulla firma digitale, sull'utilizzo del... Quindi, tra l'altro, vabbè, poi si aspettano quello magari... per far uscire il libro. Anzi, se vuoi essere coinvolto mi fa piacere, perché siamo ancora in fase di E non posso, perché essendo io il presidente del comitato di indirizzo. Ah, ok, non puoi. Ah, okay. Allora mi puoi fare fuori, però, penso. No, però vi posso suggerire di non aspettare questo passaggio per uscire col libro. No, secondo me, no, perché tu dici che andrà avanti millenni. Non lo so, dico niente. Ecco, bravo. No, però il discorso della firma digitale, noi abbiamo già nel nostro ordinamento un sistema abbastanza sufficiente, perché tecnicamente la norma del CAD è una norma aperta che dice comunque qualunque tipo di altra soluzione tecnologica che possa essere sufficientemente garantista per stabilire l'identità del firmatario può essere valutata caso per caso. E di fatto lì devo dire il legislatore è stato saggio, perché contemplava anche, bravo, infatti l'ho detto a caso e io non ti guardavo perché non volevo sembrare, perché giustamente poteva contemplare anche casi come quello di cui parliamo oggi. Quindi il blockchain potrebbe tranquillamente essere, dipende, il problema è che nella norma si è voluta dare una definizione e questo crea grossi problemi, perché crea dei paletti. In realtà la blockchain è difficile da definire perché evolve costantemente, tant'è che la definizione che è stata utilizzata esclude paradossalmente la più importante del blockchain, cioè quella di Bitcoin, perché si parla nella definizione di rete architetturalmente decentralizzata. Noi sappiamo che la blockchain non è architetturalmente decentralizzata, ma è replicata. Di decentralizzato c'è solo l'accesso, poi la struttura in realtà è basata su una replica. Quindi già questo ha dimostrato l'incompetenza, secondo me, di questo legislatore, mi permetto di dirlo, e quindi diciamo sarà fuori di molti problemi. Quando io l'ho fatto notare mi è stato risposto anche da chi l'ha redatta, e vabbè, ma poi ci sono i giudici che vedrai che daranno delle interpretazioni, però insomma, non mi sembra questo il modo. Il fatto è che quella norma lì è stata scritta da una... Il fatto è che quella norma lì è stata scritta da un avvocato. Lo so e lo conosco bene, ci siamo scontrati di persone anche.
Perché quelle precedenti le hanno scritte degli informatici. No, ma infatti sono meglio quelle che scrivono gli informatici. Non questo è possibile, ma è un segno molto grave per gli avvocati. Ma no, ma secondo me la fretta, perché poi lì c'è stata una commissione di esperti, di cui molti sono miei amici, ero con loro adesso a pranzo, nominata dal MISE per cercare di dare un indirizzo politico su questa cosa, e questa norma qui è arrivata pochi giorni prima dell'insediamento, e quindi forse anche la tempistica, insomma, non è stata eccezionale. Va bene, però è vero che alla fine ci saranno le interpretazioni dei giudici, perché è chiaro. Beh, che quindi ne riparliamo fra 20 anni, insomma, non so se... Quindi il libro lo scrivete fra 20 anni. No, potete metterci un ritratto dei giudici che probabilmente decideranno, e quindi per dire questo giudice, sapete che c'è questo film adesso su questa giudice costituzionale americana che è un mito, che è una signora che ha quasi 100 anni, ha avuto 12 operazioni ed è viva, perché se muore Trump la sostituisce con una giudice di destra e lei invece è una per i diritti. E allora hanno fatto un film che è un mito. Nel senso che per la Corte Costituzionale il fatto che ci sia lei si sa che non passeranno alcune cose, c'è Trump che crede abbia 500 domande da far approvare una dopo l'altra, non sta aspettando, muore. E lei non muore, questa. Allora tu puoi metterci i ritrattini dei giudici. No, se volete una battuta finale, avete qualche altra domanda? Sì? Ah, e dopo Polillo. Tornando all'esempio, non so, del mercato dell'arte, per esempio, non adesso per fare un esempio stupido, però se capisco bene, le blockchain certificano transazioni. Certificano la registrazione di una transazione. La registrazione di una transazione, però non dicono niente, faccio l'esempio, se il quadro è un falso o è vero, no? No, però si può utilizzare la blockchain in quel contesto, Ecco, cioè la domanda Nel senso questa. Che lo fai fare un perito, sì, lo fai registrare, esatto. Il perito. Io seguo una società proprio che fa questo. Eravamo al MUDEC venerdì a Milano e parlavamo proprio della possibilità di certificare la originalità di un quadro, che ovviamente deve basarsi però su un principio non trustless, ma trust, cioè ci deve essere il perito che fa la perizia, applica un tag un po' come alla polla, alla carne, al quadro, e deve essere basato su una blockchain sufficientemente sicura, e poi quel quadro si potrà vendere non con il solito foglio, con la fotografia, con la dichiarazione, eccetera, ma basterà un QR code per farti capire, che dirà: ah sì, ok, questo quadro è autentico. Ok, ma nel caso in cui io non facessi questa operazione, la transazione viene registrata su blockchain e poi dopo si scopre, che ne so, dopo un anno che questo quadro è falso, nel momento in cui il falsario, fra virgolette, o colui che l'ha venduto, rientra in blockchain per fare una seconda transazione, idea di principio è la comunità stessa che potrebbe... No, guarda che tutto ciò, il caso del quadro, il quadro esiste nel mondo, quindi se c'è questo tipo di contrasto, questo immagino che esploderà anche nel mondo, non rimarrà dentro le transazioni della blockchain. Sì, facciamo sempre il quadro. Però voglio dire che devi tener conto che nella situazione dell'attribuzione dei quadri c'è un caso limite in cui il truffatore dice vero e il critico dice falso o viceversa. Poi c'è un bel insieme di casi in cui il critico A dice vero, il critico B dice falso, e nessuno dei due è più onesto dell'altro, sono semplicemente di pareri diversi. Vale anche per il perito però questo discorso? Sì, per tutto. Ma in quel caso le certificazioni valgono quello che valgono. Sì, cioè, poi nel parliamo senso di un che mercato, il perito che sostiene che il quadro è di Cézanne scrive Cézanne, quell'altro dice manco per le palle. Però e tu hai due certificazioni. Alla Camera c'è una copia della Gioconda e ho scoperto in questi giorni, settimana scorsa, che dallo studio di Leonardo sono uscite 4 Gioconde. Io non lo sapevo, di cui 3 si sa dove sono e la quarta non si sa. Sarà dove. Sarà quella, prendila per sicurezza. Mettiamo, sostituiamola con un poster. Dai, male che vada un dipinto. Sì, e ci sono N periti adesso al lavoro su questa roba. Beh, qui. Le facciamo certificare. Senza bisogno di inventarsele, c'è un quadro attribuito a Leonardo da alcuni critici e presentato come di Leonardo, che per altri è una... palesemente una crosta, e questo è continuamente avviene nella critica d'arte. Però quello del quadro deve essere un esempio, cioè, la domanda è: esiste un ruolo attivo della community nell'espellere dalla community stessa eventuali... Dipende dalle regole della community.
Cioè, c'è un... no. Beh sì, beh, il caso di Dedao, l'attaccante addirittura non è che è stato espulso, hanno proprio modificato la rete, cioè siccome questo aveva portato via 75 milioni di dollari. Questo sono casi limite, certo, no. Lì addirittura c'è stato il famoso fork, no? Cioè gli ha detto vabbè, hai rubato dei soldi, sai che c'è, adesso modifichiamo tutto, quindi c'hai in mano carta straccia. È stata una cosa molto forzata e che ha messo in dubbio l'intero... È successo una volta, sì, per il resto è vero. Roberto, io vi chiedo scusa, ma io devo essere alle 8 a cena a casa per il divorzio. Ho detto la validazione da parte del 51% del Paris. Non ho detto nulla su questo tema. Sì, che la validazione delle transazioni sulla rete, che cosa si considera buono? Quello che il 51% dice che è buono. Quindi in teoria ci sono degli attacchi, non in teoria, in pratica, ci sono degli attacchi che si possono portare alle reti equalizzando sufficiente capacità computazionale in modo tale da poter avere il 51% della potenza di calcolo e scrivere una verità diversa. Diciamo, quelli attuali si consorziano, si raggruppano e fanno dei gruppi di miners, per cui di fatto alla fine quanti sono quelli che hanno oggi la maggioranza del Bitcoin? Beh, stanno tutti in Cina, veramente. Sì, ma sono tipo 7-8. Ah sì, sono 7-8, sì. No, sono soggetti che gestiscono queste mining farms. Sono, sì. E sono 7-8. Cioè, diciamo, la prima è Bitmining, Bitminer, e poi ce ne sono tante altre, molte in Cina, sì. Ma c'è un limite? No. Tutti possono tutti farlo. Però quando cioè di fatto niente, dove costa meno l'energia elettrica è come annidano, il voto capitale, sì. Capitario nelle che c'era una volta nelle società, sì. Cioè il singolo conta niente. Se non ho capito, la certificazione che viene data attraverso la blockchain ha dei tempi? Che tempi sono? È eterna. Questo no, qui dai tempi automatica. Ah no, ogni 10, allora dipende dall'algoritmo. Per il Bitcoin è una decina di minuti. Quanto? 10 minuti. Però invece l'altro aspetto è che la registrazione è eterna, perché l'informazione viene registrata. È visto che ogni informazione viene registrata con uno pseudonimo della persona che la registra, ok? Dei soggetti che registrano questa transazione, delle due parti. Quella transazione è lì per sempre, per cui se io oggi compro una menorah, no, faccio sempre questo esempio, e usando la mia identità pseudonima, e tra 15 anni compro una pizza pagandola con Bitcoin, quella cosa in quel momento mi identifica e mi fanno risalire a tutti gli acquisti che io ho fatto, a tutte le transazioni che io ho fatto. Ok, quindi per dire, mia figlia potrebbe subire delle conseguenze per una roba che ho fatto io 20 anni prima. Nelle banche noi abbiamo delle regole per cui dopo 5 anni cancellano tutto, sì, due anni. Col GDPR ormai, ma cioè, infatti si dice che il GDPR sia totalmente in contrasto, perché non puoi cancellarlo il dato. Che è una delle cose che... Ho qualche dubbio sul concetto di eterno, ma comunque... No. Il diritto all'oblio non c'è. No, il diritto all'oblio non c'è. La blockchain non è che si dice, la mia opinione professionale è che è totalmente in contrasto con la direttiva, perché non c'è il diritto all'oblio. Io adesso posso decidere e chiedere a un gestore di dimenticare delle mie informazioni. Faccio lì? E allora la risposta dei francesi è stata... Fai cripti le informazioni che registri con una chiave, la chiave ce l'ha solo lui cancella la chiave e quell'informazione non è accessibile. Ma allora che cosa faccio una blockchain a fare se le informazioni per leggere e per scrivere devo passare da un soggetto unico? Quindi la blockchain non è compatibile con il GDPR, con la cosa. È una cosa totalmente contro la privacy, sì, come la intendiamo oggi. Quindi per questo è meglio metterci l'uva e il vino... che le attività delle persone non lo so, perché nella Repubblica Islamica Italiana non so l'uva lì vino tra un po' di anni come potrebbero essere giudicate. Chi l'ha fatto è eterna fino a che esistono istanze di blockchain ancora vive, sì. Beh, o copie di backup, certo. Quindi sempre il costo decrementale dello storage lo garantisce. Quanta roba tu hai messa via, poi d'accordo, i formati, eccetera. Però il fatto è che questo qui, tu dici, tu hai dischetti di quando avevi fatto dossier, no? Cioè robe che non li leggi più da nessuna parte, perché non esistono più gli M20. Però adesso la situazione è diversa, perché prima erano supporti disconnessi fisici, adesso sono tutti hard disk, tutti connessi.
Quindi in realtà le informazioni continuano a vivere, non c'è più un problema di formato. No, può darsi che sì, però credo che siano sicuramente ci sono gli algoritmi per riprenderle, perché anche se lentamente spariscono, ci sono stati momento per momento i software che li hanno resi accessibili. Quindi allo stato attuale l'interconnessione, come dice lui, dice che la sparizione, il tempo un po' lenisce, ma non del tutto. Va bene, vi ringrazio molto, grazie. Ringrazio i miei due relatori, spero che abbiate capito tutto ciò che si poteva capire, quello che non si poteva, niente.